Ricordiamoci che l'economia invade tutta la sfera del nostro essere, quindi non è solamente un ambito ristretto, no, abbraccia completamente tutto, anzi ha invaso completamente anche degli ambiti che normalmente in passato magari erano meno invasi da questa tipologia di settore, no? Allora, il discorso sostanziale è dare una collocazione a quello che è l'economia, perché se sentiamo Draghi, Monti, cioè tutti questi personaggi che professoroni, tutti che naturalmente si parla del presidente, del governatore centrale della Banca Centrale Europea, si parla del primo ministro italiano, anzi l'unico primo ministro non eletto dai cittadini, mi sembra anche questa un'indicazione interessante, è un governo tecnico che ci è stato imposto, chiamiamolo così, quindi destra, sinistra, centro, sopra, sotto, hanno stravolto completamente il concetto di cosa pubblica, perché lì ovviamente è subentrata anche lì l'economia. Quindi quello che è un ambito, doveva essere un ambito che doveva guardare agli interessi della comunità politica e attivarsi sulla gestione della cosa pubblica, la gestione della polis, no? Quindi dell'attività comune, e invece praticamente attraverso l'economia tutto è subordinato al guadagno economico, alla crescita economica, a quanto io riesco ad attivare a livello economico. Noi sappiamo benissimo che nelle nostre vite non c'è solamente il portafoglio, c'è anche qualcosa che sta qui dentro, rinchiuso nella cassa toracica, che è sempre più stretto, e quindi le emozioni, e quindi l'arte, e quindi tutto quello che è l'amicizia, la condivisione, no? Si parlava prima, le persone. Oggi le persone cosa fanno? Si alzano la mattina, si mettono nel letto, se possono mutande di bandone, perché quello, non so se qui a Roma si dice, ma in Toscana si chiamano mutande di bandone, ovvero le mutande di latta, per evitare qualche intrusione di qualche cetriolo che ogni tanto vaga, no? Ecco, e siccome si mette tutte queste armature, poi si va fuori e naturalmente siamo prevenuti nei confronti dell'altro, nei confronti del datore di lavoro, nei confronti di tutti. Quindi la nostra vita, invece di essere una vita simpatica, di relazione, di scherzi, oggi la gente non ride più, non ride più. Io mi ricordo da bambino, quando uscivo per strada e giocavo per strada, per fortuna, io sono uno degli ultimi che giocava per strada, oggi per strada non si gioca più, è vietato. Andavo per strada e sentivo fischiettare, c'era il meccanico che fischiettava mentre lavorava, c'era il fruttivendolo, cioè tutto l'artigiano, il calzolaio oggi non ci sono. Non esiste proprio. Chissà. Comunque, tutti questi personaggi che comunque quando lavoravano erano contenti, ridevano, scherzavano, poi qui a Roma, ragazzi, questi quartieri erano un brulicare, no? Di queste cose, anche di battute, di cose. Invece ora tutti lì cattivi, con lo sguardo così, del netto calato sulla testa, e via, trum, 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 e via a lavorare, e via a cercare sempre di più, e poi se non basta un lavoro bisogna inventarsi il secondo lavoro, se non basta il secondo lavoro bisogna inventarsi il terzo, e così via. Prima lavorava uno solo in famiglia, oggi lavorano in due e non basta, i figli oggi sono un lusso, cioè tutte queste cose sono viziate dall'economia. Allora, l'invasione dell'economia ha un senso, e ora vediamo anche quale tipo di senso. Il concetto dell'economia, per ritornare a Bomba, è racchiuso in una frase che Arcipelago Scheck, l'associazione che io coordino a livello nazionale, Scheck è la solidarietà che cammina, è l'acronimo di solidarietà che cammina, e ha scelto come totem, no? Una frase che già identifica il concetto di economia, e l'ha detta un nativo americano, un capo spirituale di una tribù americana che si chiama Manitonquat.
Esso dice che l'economia dovrebbe esistere solamente per dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Quindi, come vedete, è una cosa di una semplicità estrema. Non è un qualcosa di, che ha un concetto astruso, PIL, prodotto di infelicità lordo, la crescita, il rapporto deficit-PIL, il debito, cioè tutte queste cose non esistono in questo concetto, perché il fine è quello di dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Oggi invece praticamente è il contrario, cioè dall'uomo che dovrebbe essere al centro, l'uomo, l'essere umano, che dovrebbe essere al centro di questa economia per farlo stare bene, per farlo stare meglio, tutto questo oggi non accade. Non accade perché l'uomo è strumentale, è diventato strumentale all'economia. La politica è strumentale all'economia. Cioè abbiamo tutto questo insieme di cose che lavorano, dovrebbero lavorare per noi, e invece lavorano per un'entità astratta che ovviamente non possiamo noi identificare.